Bella a tutti ragazzi, siamo Nicola e Samuele, oggi siamo in questo video. Oggi ragazzi faremo la reaction di Juventus a Sassuolo, perché ragazzi oggi è martedì, giorno 16 gennaio, oggi c'è la partita. Intanto ragazzi, prima di iniziare lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iniziamo. Angolo della Juve ragazzi. Il girone d'andata nessuno ne ha fatti di più, il Sassuolo ne ha presi 4, solo Empoli e Cagliari ne hanno subiti di più su questa situazione particolare nel primo girone di questo campionato. Con il destro a uscire, anticipato Danilo dalla contraerea nero-verde, insiste la Juventus, Bremer prova a fare da sponda, Torsvet arriva a prendersi il pallone, il Dins prova ad accendersi, cerca spazi sull'esterno, il numero 15 la Juve, la solita sterzata, non trova sbocco, rimessa laterale, però primi messaggi, spazio dall'altra parte, Miretti alza la testa, scarica vicino, Cambiaso, non vedi la luce dello specchio, prova ad inventarsela, non trova né il tiro né lo scarico, si alza anche la bandierina, la palla. E poi davanti la Juve al quindicesimo Dujan, gol artistico con l'interno del mancino, 10 euro ragazzi, meno male che ho così, e proprio avevano detto che si era visto euro. Una volta che Sassuolo sbaglia all'uscita con Ferrari, non si capisce con l'Oriente, si aprono gli spazi, però lui è bravissimo ad andare a cercare quella gol, stop fino all'incrocio, perfetto Dujan con 10 euro per il 9 della Juve, che nelle ultime 4 partite di Serie A aveva calato le due testate vincenti contro Kostic. Vlahovic prova ad andare in mezzo, non riesce a farla filtrare, Torsvet con un controllo ancora pericoloso, Locatelli nello stretto, Kostic largo, c'è Yildiz, attacca la sovrapposizione interna a Rabiot con la palla invitante di Yildiz, è riuscito a tenere il corpo a corpo Pedersen, chiama Miretti, zona bandierina anche Kostic, alla battuta proprio il numero 11 con il sinistro ad uscire, la palla solamente pizzicata da Danilo, Yildiz valuta la situazione, c'è Cambiaso sull'esterno, lo serve il giovane turco, il cross mancino di Cambiaso con Bremer anticipato, si era staccato alle sue spalle Rabiot, se la palla fosse ora, però il Sassuolo che prova a minacciare con la palla inattiva, con il sinistro di Berardi che risulta un po' timido, non è riuscito a prolungarlo Viti, Edez, il solito dribbling agganciato da Berardi, punizione per la Juve, Giovanni Barsotti che apre per l'Oriente, l'Oriente scansiona l'area di rigore, poi di fatto passa il pallone a Szczęsny, con Berardi disperato si aspettava lo scarico, l'Oriente, la calamita, la offre al limite, Torsvet prova il mancino che decolla e finisce in curva, ma un altro perché il pallone è regalato a Berardi, Pinamonti prova a tenerlo vivo, arriva la scivolata di Danilo a rimediare all'errore precedente, ancora Juventus aggredita e azzannata ai limiti della propria area di rigore, non c'è nulla qua per Piccinini, protesta Berardi, si guarda attorno invece Kostic per far uscire la palla e alleggerire la pressione, buona la sponda per Miretti, c'è un po' di campo da sfruttare per Cambiaso, non si apre subito Miretti, trova allora strada all'interno il laterale destro della Juve, Kostic, Rabiot prolunga, due tocchi per Yildiz che guarda in mezzo, Vlahovic non ha ancora attaccato il pallone, Yildiz per il tiro, ci mette la testa Ferrari, ha già partito in volo Consiglia, altra iniziativa di Yildiz e altro calcio d'angolo per la Juve, soluzione lo fa sempre Kostic dalla bandierina, Erlich rimette fuori Miretti, è rimasto lì vicino, cerca di alzare il pallone con precipitazione e sbaglia. Angolo per Bla, un respiro, molto che sembra abbastanza disteso, quello di Vlahovic, parte Dusan Vlahovic. All'inizio della scorsa stagione 9 gol in campionato, 2-0, Dusan Vlahovic si sta riprendendo per l'ennesima volta la Juventus, altri 10 euro. Ed è giusto che gol della Juventus, 10 euro. Lo ferma all'ingresso all'area di rigore, vantaggio non concretizzato, torna sul fallo precedente ai danni di Barga, di Dusan Vlahovic che ha già segnato su punizione in questa partita, parte infatti Vlahovic, ci prova lui, Consigli due tempi questa volta, tre del Sassuolo, Vlahovic murato da Ferrari, c'è Locatelli sulla seconda palla, il Sassuolo si è schiacciato in area di rigore, Vlahovic allora va fuori per Consigli, però poi dopo con questa cattiveria da prima dello scoccare del 46esimo,
batte l'Orienté a girare verso la porta di Szczęsny, che allontana con un pugno evitando problemi. Si chiude qua il primo tempo nell'area stadio. Ragazzi, stava iniziando il secondo tempo. Forza Juve. Sassuolo, il Dez non è riuscito a trovare Vlahovic. Anche qualche protesta da parte delle 15 bianconero. Era vicino Piccinini che dà questa punizione per Pinamonti. Non è riuscito ad essere lucido sul rimpallo. Altro pallone messo fuori dalla Juventus. Ferrari insiste a Sassuolo. Matheus Henrique. Ma anche lui per l'area di rigore. Pinamonti è riuscito solamente a pizzicare di testa. Rinvio dal fondo per. Sempre Kostic, sempre con lo stesso tipo di cross, sempre alla ricerca di Danilo, anticipato da Viti. L'Orienté può pensare al contropiede, cerca di accelerare, la palla è portata via da Berardi. Berardi aspetta anche l'arrivo di Pedersen. Berardi guarda la porta, Berardi col sinistro, grande forte, grande Szczęsny. Grandissima parata di Szczęsny, che era stato colto un po' in contropiede, forse anche una deviazione. Chiesa prova ad accelerare, Chiesa individua il corridoio destro di Chiesa. Alto. Il motivo di Chiesa è questo, perché bravi Cambiasso che chiude il triangolo verso Vlahovic. Ruan con un intervento difficile ben portato, poi arriva ancora Cambiasso, lotta Vlahovic, è riuscito ad esplodere il sinistro murato, arriva anche Chiesa, cerca lo sfondamento, cerca anche lo scarico a rimorchio. Azione di forza, di convinzione della Juventus, e non è finita. Chiesa con il cross verso Vlahovic, non era male questa palla del 7 bianconero. Uea ora cerca di rimettere un pochino di ordine, di valutare anche i movimenti dei compagni. Passa da Locatelli, Rabiot, 1-2 di Rabiot, che aspetta di poter allargare. Kostic però è stretto, largo c'è Chiesa. Kostic cerca ancora una volta Vlahovic, il triangolo con Rabiot, la cui posizione da valutare. Prova il controllo di petto, Rabiot consigli, esce sul suo sinistro, si alza la bandierina dell'assistente Zingaretti. Berardi, Berardi controlla, ne ha tre addosso, tiene a distanza Rabiot, la solita tecnica di Berardi, che poi cerca il colpo di tacco. Danilo deve arrivare in scivolata per fermare il Sassuolo. Sofobate, la rimessa laterale Piccinini, perché si fanno i due cambi. Chiesa in mezzo c'è Vlahovic, la palla di ritorno ancora per Chiesa con la scivolata di Viti, anche posizione di fuorigioco, calcio di punizione a favore del Sassuolo. Casso che la sposta per Rabiot. Rabiot decide di non affondare ma di scambiare con Locatelli. Ora UEA, rientrato il Sassuolo, fa girare palla la Juventus, può andare bene così alla squadra di Allegri. All'83esimo minuto sul 2-0. Riceve, guarda in mezzo, non trova nessuno, allora si piazza ancora per fraseggiare. Arriva Locatelli, c'è però posizione irregolare di Cambiaso, punizione, arriva a fine l'area di rigore, poi crossa sul secondo palo dove si stava coordinando Mulattieri. Danilo gli ha sporcato il pallone, ha trovato anche la sponda giusta. Questa però è una situazione da occasione, al destro, poi finisce a terra Chiesa, non c'è nulla per Piccinini, ancora piuttosto eloquente nella mimica. Bolocca non vuole mollare questo pallone, si prende un rischio ma riesce a farlo uscire. Pedersen glielo restituisce, la pressione di Milik. Bolocca fa quel che può, prova a farlo anche tre soldi, che però il pallone lo ha perso definitivamente. L'offerta per Chiesa, e dai Federico, 3-0 per la Juve, che ha aperto con la doppietta di Vlahovic e chiude con il sigillo di Federico Chiesa all'89esimo minuto. Sesto gol in campionato per il 7 bianconero, che va a fondersi col proprio popolo, e la Juventus torna a 0-2 dall'Inter. Qualche serviva a Chiesa per dargli morale, ma nasce da Milik che va a rubare questo pallone. Ragazzi, e dalla capacità di Locatelli dentro l'area di trovare il proprio compagno, aveva bisogno Chiesa. Con Chiesa che aspetta Milik, spara in mezzo, trova consiglio e l'ha cercato, sul piano realizzativo la risposta è questo 3-0 al Sassuolo, con doppietta di Vlahovic, con sigillo finale di Chiesa. La Juventus torna a meno 2 dall'Inter e mette 16. Ok ragazzi, speriamo questo video sia piaciuto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo reaction contro il Lecce ragazzi, il risultato è stato soddisfacente, ma noi ci vediamo alla prossima reaction.